Ciao e bentrovati su YouTailandia. Oggi voglio dedicare questo video a tutti i birramaniaci del mondo. Parliamo infatti di birre thailandesi. Ho proprio qui davanti a me i tre esemplari delle birre più consumate e più bevute in Thailandia, che sono da sinistra verso destra la Singh Beer, la Chang Beer e la Liu Beer. Le birre qui in Thailandia portano tre nomi di animali. La prima, che è la Singh Beer, Singh significa leone. Poi abbiamo la Chang Beer, che significa elefante, e poi abbiamo la Liu Beer, che è il leopardo. Quindi abbiamo tre animali a confronto. La Singh Beer è sicuramente la birra più bevuta in Thailandia ed è anche quella che personalmente io preferisco. Eccola qua, la Singh Beer, la birra del leone. È una lager, ha all'incirca sui 5 gradi alcolici ed è sicuramente la birra più antica della Thailandia. Infatti la compagnia che la produce fu fondata nel 1933. Poi abbiamo la Chang Beer, che è molto più recente, la sua distribuzione risale agli anni 90 ed è prodotta e commercializzata con l'azienda Carlsberg. Infatti vedete i colori della lattina, ne ricordano anche. È una birra molto buona anche questa, siamo sempre sui 5 gradi alcolici. E poi abbiamo la Liu Beer, che è una birra meno commercializzata in Thailandia. A me non dispiace anche questa, però se devo essere onesto preferisco la Singh Beer. Ora, queste birre vanno bevute veramente ghiacciate. Tenete presente che in Thailandia è molto 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 caldo, soprattutto a Bangkok in determinati periodi dell'anno, e a volte i frigoriferi non ce la fanno, li tengono un po' bassi per mantenersi un risparmio energetico, a raffreddare tutti questi barattoli di birra che contengono. Per cui mi raccomando, quando andate in un 7-Eleven o in un supermercato, tastatele per sentire se sono gelate. Ai ristoranti, quando ve le servono al tavolo, saranno sempre servite all'interno di un calzino termico, così quando ve le sorseggerete lentamente si riscalderanno meno, e sono presenti nelle varianti in lattina, oppure abbiamo le bottiglie da 33 piccole. E poi ci sono anche le bottiglie più grandi, che sono quelle da 66. Bene, per questo video è tutto, io vi saluto, mi bevo la mia birra fresca, anzi la stappo qui davanti a voi, e continuate a seguirmi su youtailandia.it, iscrivetevi al mio canale YouTube, ci vediamo al prossimo video, ciao!